Anche oggi sul ponte traslagunare il solito traffico con le code di camion e macchine in prossimità dei cantieri, anche se le strettoie sono di larghezza sufficiente per consentire il traffico scorrevole in entrambe le direzioni. Non c'è infatti la presenza di movieri, non è previsto un semaforo in nessuno dei due cantieri. Il problema sorge quando sono due camion ad incrociarsi, per i quali lo spazio ha misure perfette per far passare entrambi contemporaneamente, ma i cui conducenti tendono a rallentare per prudenza e per l'ingombro degli specchietti retrovisori. Basta che un camion si fermi per far passare il mezzo pesante che sopraggiunge perché si crei una lunga coda. I cantieri sono due e i rallentamenti fanno il bis ad ogni ingresso. Chi si trova costretto a passare per il ponte traslagunare subisce il disagio del doppio rallentamento che allunga il tempo di percorrenza della tratta, disagio che soprattutto i pendolari sopportano sempre meno. I cantieri però purtroppo non sono ancora in dirittura d'arrivo. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.